Ma. Oh, domani è il mod day, mi raccomando. Cazzi nel culo a tutti. Buongiorno, buoni cazzi e buoni buchi di culo. Ciao. Grazie giù per i 57 mesi. Buongiorno. Grazie Roby per i 76. Torno domani. Perché? Perché il mod day? No, non è passato di moda. Lo dobbiamo fare. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Buongiorno. Perché vedi i sottotitoli stare? Toglili. Dormito bene? Ma ti direi anche di sì. Mi sono svegliato con un po' di mal di gola, credo di aver russato, ma soprattutto l'aria condizionata mi ha un po' fregato ieri sera. Buongiorno. Non ci sono i sottotitoli su Twitch, ce li ho solo io. Li ho messi, cioè, solo io, non so, bisogna metterli da OBS. Grazie Sammy, grazie, buoni cazzi. Tutti nel culo. Trovo che sia molto meno volgare cazzi nel culo piuttosto che dire cazzi in fica o cazzi in bocca. Nel culo è depotenziato, secondo me. Buongiorno Kud. Vero Charlie, te ne intendi di detti volgari. Se lo dici tu, minchia. Cioè, tu non ti sembra più volgare parlare di vagine o sesso orale? Forse ci siamo tutti assuefatti grazie a te. Sarà che è una cosa che non mi figuro effettivamente. È meno discriminatorio. Per il culo l'abbiamo tutti. È vero. Piuttosto che inculate... Non so. Boh. Inclusivo. Bello. Piace l'idea che il culo lo abbiamo tutto. Tutti. Sempre, Kud, sempre. Siamo molto democratici in questo canale. Meglio un culo gelato o un gelato nel culo? Assolutamente un gelato nel culo. Cioè, non voglio leccare un gelato alla merda, scusa. Riding, buongiorno, siamo a 42. Viva l'inclusività! Sì! Kremitz aveva donato. Ma, no, non è ancora uscito. Sono qui di primo mattino per chiedere, spero, l'ultima edizione per questa infernale sessione estiva. Vado a studiare, che qui il culo è importante. Vada! Che cos'è che fai? Thank you! Tanti auguri, Kremitz. Cos'è che... Che fai oggi? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Esami di? Di subito cito un famoso video di due ragazze di qualche anno fa. Ah, pare il Two Girls One Cup, non l'ho mai visto. Mi fa venire da vomitare il pensiero. Basta. Elden Ring è finito, ormai 6 volte. Ho fatto il giro. Ho fatto l'NG più. E l'ho finito. Bendato. Medicina del lavoro. Vado a studiare i rischi professionali, malattie professionali e le leggi sulla... Ma cos'è? Le malattie professionali. Fico. Quindi la pigrizia, la mia. Basenji, grazie per i 91 mesi. Che pro è, modestamente. Rinnovate che sta per partire il treno, ma soprattutto c'è stato un piccolo droppino qua, ma lo recuperiamo e ci sarà un concerto tamatonico. Dai, volete perdervi il concerto? Rinnovate! Soprattutto perché ieri sera, cioè ieri pomeriggio in realtà, ho caricato un nuovo video dei sub. Peggiore amico di un gatto, i messicani, ma non è vero. Se te che salti fuori dicendo è la mia futura fidanzata, pensavo adesso non so si deve sposare e sei single, ma che vuol dire?
Mi ho resistito forse i primi 20 secondi. Poi ho fatto una scena alla Ace Ventura quando si disinfetta. Ah, ok, guardando il video, ok. Stavo pensando a infilarti un gelato nel culo e non riuscivo a capire. Ah, a proposito di gelati nel culo, Instagram, io ormai lo sapete, faccio pubblicità gratuita a chiunque. Dopo, quando arriva Elisa, ricordatemi di dire ad Elisa che voglio collaborare con questi qua, che poi magari è una cazzata, non lo so. Olaifia, io non so se sia una roba buona o cattiva. E praticamente tu gli mandi il test del DNA, ti dicono intolleranze alimentari. Poi Coccolino, aiutami tu se questa roba è... Ti mandano, tu gli mandi il test, la saliva, ti fanno il test del DNA e ti dicono cosa devi o non devi mangiare. È una roba sensata, Cocchi, tu che sai? No? Quindi un'inculata? E dalla saliva fanno il DNA. Fanno il report nutrigenico. Inculata sicuro. Tolgo il follow. No, non è gratis, te lo fanno pagare una fucilata. Allora, il percorso... Allora, ti dico qua. Il premium membership, che sono percorso più DNA test, ti fa il report nutrigenetico, la mappa alimentare genetica, il nutrizionista dedicato, il piano alimentare aggiornato mensilmente, il piano alimentare DNA based, e viene per 6 mesi 608 euro, ma se tu fai il mensile sono 419 euro al mese. È veramente pensato solo per un secondo che fosse una cosa legit. Io che cazzo ne so, sto chiedendo apposta. Cioè, sono qui, cioè, ovviamente io non sono uno nato imparato. Sono qui e ho chiesto. Ho dei dottori in chat, ho chiesto. Non ho detto mi sono abbonato, anche perché ad averceli questi soldi spenderei in altro, sicuramente in donne nude. 6 mesi 608 euro è perché ti fa lo sconto, Kud. Dimagrisci per forza, non hai più soldi per fare la spesa. Sono dottore in donne nude, posso offrire consulenza? Le uniche intolleranze che possiamo conoscere sono glutine e lattosio. Ho polpetta in crisi mistica, ma da poco che ho sentito non ha alcun senso, è una fregatura. Ok. E beh, Instagram è che me l'ha spammato, con tutti questi ragazzi contenti di fare le cose. E adesso non lo trovo mica più, figurati. Comunque quando non so le cose chiedo. È così che si scoprono le robe, subito a rompermi. Ho chiesto, si può fare? No. Cosa cavolo c'entra DNA con l'intolleranza alimentare? Anche a me ha dato il dubbio che non mi chiedessero il sangue, però ho detto, boh, magari c'è una nuova tecnologia di cui non ne sono a conoscenza. E infatti ho chiesto. Murasaki, primo strike per le stronzate, facciamo che sia l'ultimo. Grazie Cocchi, grazie. Via, partiamo e divertiamoci con Wildmender, il survival che non ti aspetti perché è veramente bello. Che non trovo, eccolo qui. Cercando di rete, ho visto un gruppo San Donato che fa una cosa simile in un percorso e chiedono 5.000 euro in su. Ecco qua. Ci siamo? Ci siamo, perfetto.
E infatti mi piacerebbe, cioè devo andare dal dietologista, non mi ricordo più come cazzo si chiama, quello che ti fa anche gli esami del sangue e tutto quanto, mi analizza il buco del culo, più avanti. Capito, Kud, però non era il momento. Ci sono tratti genetici che predispongono l'intolleranza, ma non significa al 100% che la svilupperai. Il dietologo. Polpetti in quella fase che ho scoperto che io me ne posso andare, quindi se oso non tenerle in braccio scatta il pianto disperato. Ah, pensa che nella prima parte pensavo che ha scoperto che io me ne posso andare e accettava la cosa. Cioè, se ne va. Pensavo accettasse di buon grado, e invece no. Aspetta che tiro giù un po' il cazzo qua. Bestia, c'è un animale incredibile fuori. Bisogna distinguere tolleranza e sensibilità. No, certo, ma infatti. Dove cazzo siamo? Ah, ok, siamo a casa. Perfettissimo. Allora, l'acqua sgorga. Beh, madonna, ma guardate che bello che è venuto fuori, eh? Era tutto deserto prima. Io adoro questa cosa qui. Io adoro i giochi che ti permettono così di terraformare in questo modo. È veramente bellissimo. Mi sta veramente piacendo un casino. Comunque, indaga sull'avamposto Dave Wright. Però il problema è che le saline drenano rapidamente l'acqua. Trovo un modo per sopravvivere con le risorse locali. Allora, avevamo detto che avevamo bisogno di un potenziamento. O almeno avevamo ipotizzato. Ho preso questo, ma non è andata. Spirituale. Ah, questo qua incanta le pietre del pozzo. Perfetto. Dovevamo andare lì, allora. Fammi vedere. Eravamo diretti qua. Ottimo. Bene, vado. La tarda di gestione è questione di intolleranza, non ne ho la minima idea. Ma poi anche i potenziamenti per velocizzarci le cose, tipo questo. Ma sapete, è veramente squisito, eh? Mi sta proprio piacendo. Allora, un po' di robe si fanno capire che è un indie ed è un peccato. Come ad esempio cioè, io per mangiare devo aprire lo zaino. E questa per me è una stronzata incredibile. La gestione degli oggetti è un'altra stronzata, perché bisogna tenere premuto... Cos'è? La C per... No, non è vero, questo è per costruire. Non mi ricordo più il tasto. Ah, il menu strumento... La T per fare questa roba qua, che è un'altra stronzata. Avrei preferito i numeri. Ah, ce li ha comunque i numeri. Ma allora perché non mettermi la barra sotto, scusa? Boh. Scivolo. Ecco qui. Aspetta, ma siamo a casa della tigre, no? Tempio del giardino scoperto. Ah, ecco qua. Facciamo un'offerta. Che culo che ce l'abbiamo. Vai. Torna di notte. Ma che sfiga. Vediamo cosa c'è qui. Ghianda. Oh, che culo! Com'è antica? Oh no. Non la posso sprecare. Cos'è? Seme di una quercia commestibile, ma sgradevole. Una varietà coltivata nell'antichità. Fragili, ma capaci di incanalare la maggiore essenza attraverso i loro spiriti. No, questa non la posso sprecare. Ma lei è un bel tipo, sa? Grazie! No, non voglio usare la... Ah, aspetta! Posso usare la ghianda contaminata. Usiamo la ghianda contaminata.
Grazie agli Hawk per i 90 mesi di Tier 2. Mazza, oh. Sei impegnato. Fammela piantare quella cosa lì. Questa bella bagnato fiorente. Crescita 150%. Aspetta, mettiamolo un po' più in qua. Perché voglio far continuare il fiume. Boh. Meglio farlo andare di là, va. Che cazzo sei? Ma sei scemo? Che paliura! Ma siamo matti! Mi è uscito dal culo, che paura! Yoris, grazie mille per i 33 mesi! Ma robe da matti, eh? Molto carina l'acqua comunque, molto cartoons. Ok. Non mi piace poi dopo il bordo. Eh no, però è effettivamente molto alto, quindi ci sta che abbia questo effetto. Poi non capisco cosa cambia da avere il verde o il rosso. Cioè, che mi significa il fatto che diventi rosso o verde qua? Boh. Così che guariscono gli emorroidi? In che senso? Mi piace che l'erbetta arrivi a fine corsa. No. Niente. Chiedo se proprio la pende. No, no, lo è. Infatti ho scavato un po' troppo. Solo che se non scavo l'acqua non va avanti, capito? Dovrei appianare un po' tutto. Io tra l'altro non vedo l'ora che esca. Hai sete? Oh, bevi. Io vedo l'ora che esca il gioco di Animal Crossing del Signore degli Anelli. Perché se è fatto anche solo decentemente sarà il mio gioco preferito per sempre. Sempre desiderato fare l'Hobbit, infatti è quello che ho fatto anche in Baldur's Gate. Visto davvero? Sì, deve uscire... com'è che si chiama? Shire qualcosa? È il gioco dove sei un Hobbit alla contea. Ed è simile a Animal Crossing. Deve uscire entro quest'anno, anche se non ha una data, quindi... Tales of the Shire, grazie. Quello sì che me lo sparo tutto nell'ass. Ma basta. Merda, ma questo qui è un... Ah, me l'aveva detto che c'era il Wright. Ok, sì, ci sta allora. Mi aveva avvisato dell'attacco ieri. Durante la fine della live. Sì, il problema è che devo andare a fare un cambio di acqua. Perché adesso questo qui mi caga la merda, sicuro. Boom, uno è morto. Non mi ha cagato la merda? Wow. Buona. No, c'era un oggetto qui. Ah, legna. Che twist.
Posso cantare per la quercia? Sì. No, no, non posso. Non posso, niente, che peccato. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è... Berk, grazie per i 43 mesi. Ok, qui tutto ok. Ah, questo qui dovrebbe essere la mia quercia, ma non... 16 ore matura. Aspetta. Ah no, fibre vegetali, niente. Amaranto. Aiuto. Non uscirò mai da quest'acqua. Serve uno strumento un po' più performante. Quercia del prato. Ma non lo, perché non la posso spostare la quercia del prato? Scusa. Veramente in mezzo ai coglioni. Cantiamo per l'arbusto. Che questo, se ci cresce, ci butta un po' di erba anche di là. Abbiamo altre cose di arbusti. Sono questi qua? Questo qua, no? Sì. Provo a piazzarlo qua. Sarà tosta farlo crescere. Ma io credo in me stesso. Sbagliando. 65%. Però ci voglio credere. Ok, è diventata notte. Bevo alla vostra e vado. A parlare con lo Spirito Santo. Ciao cane! Grazie Eber che per i 43 mesi. Pesante una quercia, ma io sono molto forzuto, sai. Allora, eccoci qua di notte. È notte, sì? No. È ancora giorno, dice. Aspettiamo 2 minuti. Mi mangio una cosa. Ma perché tutta la roba che mangio all'appa? Eccolo. Ascoltano. No, non ho abbastanza essenza magica, ma che cazzo! Figa la luna, non l'avevo mica vista. Merda. E adesso? Adesso aspetto. Ho 2, me ne servono 8. Ah! Non ci avevo pensato. Si apre con la chiave runica questa. Cristallo di rocca e la torta della festa e la pergamena della minchia. Allora, questa me la leggo. E... ma cosa sono sti cristalli? Un pezzo di cristallo naturale che è chiaro e impeccabile. Io non ho niente però che mi aumenti lo Spirito Santo, mannaggia. Ah, gatto, che stupidaggine. Magari dalla tigrona riesco a... è mai distante la tigrona. Andiamo a vedere su di qua.
C'è un altro teleport qui. Allora, dai, siamo a 4, vediamo un po' come evolve qui la situazione. Magari trovo delle ghiande. Manco per il cazzo. Qua c'è un altro di questi. Tomba rotta. E facciamoci l'offerta anche qui. Solo che tanto non posso fantasmagorizzare perché non ho il fantasma. Lì è tutto morto. Porca troia, che cosa sta succedendo qua? La malvagità. Con Gersi e Carpentino sono tutte morte. Vabbè che siamo a 5, eh? Tra poco si arriva all'8, quindi ce lo facciamo andare bene. Si potrà andare qua? Figo. Sei. Aspettiamo un attimino, dai. Aspetta, però ho sbloccato... ne ho uno di sopravvivenza intanto. Allora... No. Minchia, 4 servono. 6! Ah, cazzo, però gli strumenti di ossidiana non sarebbero male. Sa che punto a questo. Lo so che è uscito il fantasma dopo l'offerta, però mi servono 8 punti spirituali. Vedi in alto a sinistra, siamo a 7 adesso. Me ne servono 8 per poter ottenere il favore dello spirito. Tanto comunque lo segna nella minimappa in alto, vedi che è quello lì viola. Quale Morgana? Perché li seguo praticamente tutti. Non so se posso stare fermo, mi sale lo spirito. Puff Pulse, lo seguo. E quello con la bambina dei capelli rosa come coso, come sfondo, cioè come... Sì, è lei. Lofty è quello dei pinguini, dei cosi, dei pulcini, se non sbaglio. E vai! Boom. Allora. Spirituale. Incanta le pietre del pozzo in qualsiasi sorgente importante che può essere posizionata per creare fonti d'acqua. Ma nel senso che posso creare... Non ho mica capito. Ma no, ok, non è così. Cioè adesso io posso andare... nei cosi d'acqua che ci sono. Credo di poter andare qua e qui e fargli sgorgare l'acqua. Non vorrei dire cazzate, ma vabbè, mo vediamo. Torniamo a casa o ci conviene andare diretti lì? Ma no, perché qua c'è la secca. Ma no, volendo ci possiamo provare, dai, va bene. Oh oh. Loft è quello MMO.
un ombrello lì. E dello Spirito Santo. Aspetta che magari se c'è abbastanza Spirito Santo torno anche dall'altro. E cazzo, sì, torno dall'altro allora. Buongiorno, buongiorno. Una merda sto coso, eh. Vabbè, ma tutte le mie live sono rilassanti. A parte quando mi fanno backseating su Elden Ring. Flop. Li seguo su Twitter, quelli di Loffia. E se volete continuare a vedere live per sempre, abbonatevi. Così, la metto un po' sul drammatico stamattina. Allora, dov'è qua lo stronzo viola? Buongiorno gangster, no, troppo, troppo. Ecco qua, via. E mi ha dato i punti arcani. Cosa me ne faccio io dei punti arcani? Me ne faccio un cazzo dei punti arcani, perché me ne servono. No, aspetta, potere del seme. Impara metodi per sfruttare il potere nascosto nei semi comuni per creare potente granate. No. No. Le piante mature in altre varietà che hai coltivato. Integra le piante viventi con i CG. Allora, è utile, ma non adesso. Forse mi attizza di più la pietra del sigillo. Sono molto indeciso. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. No, andiamo su questo per adesso. Grazie Cocchi per i 18 mesi. Abbonata per vedere la live per sempre. A proposito del per sempre, sai già quando devi tornare a Laura? Build arcano? No, sono build esplorazione in questo momento, ragazzi. Voyeurista quasi, 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 quasi. Guarda, è veramente figo sto potenziamento qua. Ok. Di qui. Scaveggiamo. Magari c'è del ramen. C'era. Boh, l'ombrello, quanta vita ha? 79, tranqui. Cos'è quella cosa lì? Ma intanto qua c'è roba. Ma ha sparato qualcosa? Non voglio bere l'acqua sporca. Noi decide parlato col primario, che a proposito, perché me lo ricordo, devo scrivere. Io ho chiamato la Mille ieri e mi ha detto, ti richiamiamo noi, mica mi ha richiamato. Quindi mi sa che oggi li richiamo. Perché io ho necessità di sistemarle le cose, facce di merda. E qua parte la siccità. Speriamo che la mia teoria abbia funzionato, che questo potenziamento mi dia modo di
buttare acqua qua. Oppure ho fatto una gran cazzata. Eccola qui. Merda. Richiede il rilevamento primavera del risveglio. Ma che è primavera del risveglio? Cosa vuol dire? Come sono stato avvelenato? È acqua velenosa questa? Ah, è acqua sporca! Ma questo potenziamento qui, allora, che cazzo ha servito? Incanta le pietre del pozzo e qualsiasi sorgente che può essere posizionata per creare nuove fonti d'acqua. Incanta le pietre del pozzo in qualsiasi sorgente importante. Cosa cazzo vuol dire? Mi potete fare una ricerca per cortesia? Che è un problema questo. L'acqua sporca, ciò. Lucine bestia, 65 sono tanti, lo sono, le si vuole bene come all'inizio, grazie. Io ero sicuro che arrivavo là e curavo la faccenda, ma a quanto pare non è. Cazzo mi manca ancora un pochino. Qui c'è un'altra pietra, ad esempio, vediamo questa qua. Ah, qua posso invece. Una pietra incantata può potere lo spirito del fiume. Posizione vicino a sorgenti importanti per attingere acqua da sottosuolo. Però è sempre sporca quest'acqua. E come faccio a pulirla? Mi sa che quello che abbiamo fatto, Trinad, giusto? Però mi butta fuori acqua sporca. Ah no, mi sa che è acqua sporca perché io ho in tasca acqua sporca proprio. Aspetta. Ok. Io in teoria qua posso anche fare altre pietre del sole. Posso perché non ho cosa. Una pietra incantata con un po' di potere e spirito del fiume. Posizione vicino a una sorgente importante per attingere più acqua dal sottosuolo.
Quindi se io la metto qua... E devo mettere l'acqua, non capisco. No, aspetta un secondo. Cioè, questa dove la metto? La metto piscia acqua, non capisco. Se la metto qua? E no, questa non sta buttando fuori acqua. O sì? No, però lo devo risvegliare, dice. Ho appena inviato una mail formale senza rileggerla. Benissimo. Andrà bene, non ti preoccupare. No, sì, sta pisciando, eccola qua. Però scusami. No, aspetta. Cioè vuol dire che io questa la posso mettere dove mi pare. O no? No, qui no. Perché qui no? Perché deve essere a tiro di quell'altra. Giusto? Ok, questo è il limite dunque. Ah, mettiamola al limite. Cazzo, che comunque butta fuori acqua. Boh. Perfetto. Andiamo da bere le piante. Questo non serviva. Sì, che in realtà questo per andare bene dovrebbe star qua. Per diventare rosa. Poi dopo gli cambiamo il colore. Ho già dato, perfetto. Minchia, buono che questo qui pisci fuori acqua però, eh? Buonissimo. Cos'è questo passo? Cioè, tanto cos'è sto fumo? Cos'è questo... sto luogo di camminamenti? Facciamo un po' di amaranto che fa bene ai denti. Date di Ferragosto? Adesso? Vado? Aspetta. Cosa cazzo succede? Che è sta roba? Ecco qua, finita. Finita. Pure danno mi fa. E niente. Vabbè, è andata così. Abbiamo perso. Sta morendo tutto, va bene. Ok. Certo. Era quello che desiderava il mio cuore. No, ma va bene, dai. Che male, oh. Guarda gli alberi che stanno tutti male adesso. E adesso come li devo curare? Ma guarda te, guarda. Mi si è rotta la chest! No, dai!
Ma che maleducazione! Come si riparano le cose? Mi serve un martello. Ce l'abbiamo un martello per riparare le cose? Ripara. Ah, ok. Easy, ok, questo. Non c'è ripara però di questo qua. Ecco qua. Tiè. È merda. Le ossa. No, le ossa erano buone per sistemare qua, no? Ah, merda, no, devo farlo partire. Creazione. No, ok. Qua c'era scritto, scusa, pezzi di vecchio osso secco potrebbe essere utile per restituire minerali al terreno se adeguatamente compostato. Però non sta compostando. Quindi non riesco a capire, sinceramente. Cosa ci sfugge? Oh. Bagnato e povero. Ma tu sarai bagnato e povero. Come faccio ad arrivare l'acqua là? Non ce la faccio, quindi devo farla arrivare per di qua. Ah, oh, fuck. Sì, che comunque non sta mica arrivando qui. Oh, fisica! Ma come funziona quest'acqua? Aiuto! Bestia, ma dove me l'ha infilata l'acqua? Che paura! Ok. Meglio? Sto facendo danni. Ok. Sbagliando tutto, guarda. Mettila così, vediamo. Un po' buggata, mi sa. No, mi servono strumenti più potenti. Aspetta, allora, cos'è che mi serviva? Una sopravvivenza. Ah, si è chiuso qua finalmente. Allora, sopravvivenza. Oddio, però avrò cose che gli servono per le offerte. Secondo me mi servono le pietrazze. Fammele prendere. Non so perché, ma me la sento. Boh.
Idea 10, realizzazione 6. Sì. Dove cazzo è onda? Ostia, è bello in là. Allora, passiamo dalla... da Narnia. Via. Usiamo un po' di potere, ma va bene. Vabbè, qua intanto l'acqua salirà. Che dobbiamo fare? Ah, la polenta. Di qua. Merda, ma neanche, veramente, neanche una ghianda. Io adesso inizio a diventare maleducato. Glielo dico. E qua bisogna iniziare a dire le cattiverie. Non è possibile. Va ben tutto, ma manco una ghianda. Mi girano un po' le palle. Dammi altre due beate gocce, va. Ventisei. Perché non c'è il potere? Ecco, 28. Ecco qua. Immagazziniamo il potere mistico. Mi girano le ghiande? Bravo! Ci mancavi, Ciccio. Guarda che piglio un po' d'acqua, eh? Non sei stato abbastanza gentile con la natura? Ah, io sono gentilissimo con la natura, eh? Cioè, conoscete qualcuno di più gentile di me con la natura? Lì ci serve un'altra sorgentina. Se riusciamo a cacarla fuori non sarebbe male. Giovanotti, ostia. Sblocca la primavera. Ma poi devo piantare anche qui, secondo voi? Cioè, se io mi metto a piantare qua. Il cactus. Ah, sì, mi ricordo. A parte il fatto che questo butta fuori l'acqua molto meglio dell'altra cazzata che avevo postato io. Postato. Povero rimane povero ovunque, però. Via. Disperso, grazie per i 6 mesi. Sono passato a salutare e vado a lavorare. Buon lavoro e grazie mille. Ok. E grazie anche ad Olong per i 52 mesi. Qual era quello che faceva diventare l'erba? Me ne serve uno che crea il prato. Mi ricordo più. Oggetti missione. Ok. Vabbè.
agli olio si torna sempre se si stati bene, grazie mille. Grazie belli. Vuol dire molto. Allora, andiamo avanti. No, ho sbagliato. Devo usare questo. Che si fa oggi? Si survivala durissimo. Riesco a vedere la potenza del ventilatore. Non sto più scavando via le cose, ma dovrei farlo. Perché ogni tanto capita roba buona. Ah, seme d'erba delle dune, eccolo là. Mi sa che era quello che mi serviva, no? Ah. Adatte a tessere e legare la sabbia nei terreni arabili. No, è un'altra cosa questa, o no? Aspetta, proviamo a piantargliela. È ormai lì sotto, però non c'ho cazzo di tornare lì. Niente. Sai che dobbiamo ammazzare tutti gli alberi morti e occuparci della pulizia. Pulizia contatti. Ok. Geronimo? Buongiorno, buongiorno. Seguo la live dal mare. Mamma mia, che invidia. Stamattina era la classica mattina delle partenze. Era la classica mattina estiva, alle 7. C'era un tepore, faceva caldo, ma non troppo. Un caldo bello, un caldo che ti fa dire ah, siamo in estate. E c'era uno dei miei vicini che appunto stava preparandosi a partire, stava preparando la macchina, se l'era messa vicino al garage e la stava preparando per la partenza. Mi ha messo veramente una voglia di ferie che credo sia indescrivibile. Se non mi piace il mare, vai in montagna. Memoria e sopravvivenza. Buono. Ok, quanto siamo? 5. E a me ne serve un altro. Ma che sfiga. Grana padao, jagratu jao. E allora, posso fare un altro giro qua, no? Vero? Ormai è andata, era one shot. Ok. Niente. Yolanda, buongiorno, passo per un saluto veloce di un rinnovo, grazie mille. Dove cazzo sono? Oh. Ma dove c'è la quest qui? Fammi capire un attimo. Ah, è qua sopra, A sto punto ammazziamoli, no? Che? Enter the canyons. Ah, sì, è. Aspetta, mettimi la città perduta. Oh, non riesco a capire che cosa sia. Quindi via. Non so come sconfiggerle queste. Perché mi fa l'attacco elettrico, ma io non so come si uccide questo attacco elettrico qua. Perché gli sparo ma non gli faccio nulla. È
perché mi ha insegnato che gli devo fare il parry, ma non glielo posso fare il parry a questo qua. Forse mi serve o l'arma più potente o banalmente un'altra roba. Non puoi più mangiare. Ah, il dottore me l'ha detto. Sono rimasto a Milano invece che tornare dai miei in Liguria, perché avrei dovuto dare le ultime lezioni di canto. L'allievo mi ha paccato e sono qui a morire di caldo. Ma ti paga lo stesso se ti pacca? Ho paura di sapere la risposta. No, anzi, aspetta. Posso fare l'animaliere? Ecco qua. Bom. E me lo segna di qua, ma è lui il cattivo della situa. Come cazzo si sconfigge? Ma cosa c'è? Oh. Una pergamena. Non me la legge. Perché? Ah, perché mi toglie l'acqua. Minchia. Ok. Porca troia, mi ha devastato la vita. Che cazzo di pergamena è? Mangia la torta. All'appa, ma è buona. Ok. Aumenta la tua salute e mana massimi. Ah, per fortuna. Ma non è vero che mi ha aumentato il mana, scusa. 53... Cos'era, 52 prima? Di quanto me l'ha aumentato? Bastardo. Ovviamente no. E io però, scusami, cioè, se tu ti sei... No, però aspetta, se... Non vivi in Liguria, immagino. Che non ti sei spostata così tanto solo per lui. No, allora, si è caricata la barra del mana, sì, però non era quello... ciò che pensavo di ottenere, ecco. Io ho finito l'acqua. Non proprio una bella situa. Che ci siano ghiande qua, eh? Non qui. Qui ci sono gli ossi. Qui. Erba. Fiore. 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 Ma che sfiga nera. Che babele. No, torniamo indietro, va? Bella domanda, come? Non lo so. Non so se riesco a tornare vivo, sapete? Cantagliene. Corro più veloce se sparo questo. Poi solo per chi si arrampica. No, solo per non arrampicarsi. A Milano, però ci siamo accordati sulle ultime due settimane di lezione. Sapevo che sei praticamente rimasta su per fine il nostro ciclo di lezione. Ma sarà giovane, sarà con gli amici a fare festa. Poi di Milano probabilmente aveva già il naso pieno di coca.
appena finite le scuole, via così. Ma d'altronde sono ragazzi. Aspetta, ma mi usa potere magico questa cosa qui? Mi viene il dubbio. No, ok. Di Coca-Cola, no no, cocaina. Che è il piatto tipico di Milano insieme al sushi. Te la offrono sempre. Anzi, cioè, è maleducazione non offrirla. Proprio così. Vai, Nefrone. Mi vuoi chiedere se ho mai provato la cocaina? La risposta è no. Ok, allora fammi capire un attimo. Intanto, bene che qui c'è... Ok. L'acqua, così posso rifocillarmi. Bestia, l'ho finita! Scusa. Si è finita tutta in vacca qua l'acqua, però va bene. Allora, facciamo un bel bacino. Non si può, ho raggiunto la roccia nuda. Un botte sub, perché Twitch ti permetteva di farlo, allora glielo l'ho fatto. Forse perché no, perché i mod possono comunque scrivere, non lo so effettivamente, no? Asciutto stabile, bagnato è stabile. Non so se cresce l'erba poi, però bagnato non ha abbastanza spazio. Bagnato è stabile. Perché c'è in testa sta canzone? Dove cazzo l'ho sentita? Ho visto un film francese? No. Sono io francese? TikTok, ma ti pare? Cos'ho, 6 anni? Quindi non sarà la mia colonna sonora, fra... Non esisterà mai nella mia mente. Ah, bello, che sto facendo questo laghetto, però è un po' una merda. Non... Allora, io posso costruire la fondazione del muro. Ma com'è che... Com'è che fugge? Mi blocca l'acqua? Non sembra. Non sembra, non è una diga. Ok, vabbè. No, mi attaccano i Wright, ma porca, proprio adesso. Bello perché si sta ruscellando anche qua. Ah, vabbè, lasciamolo fare. Farà lui. Farà lui, ormai è deciso. Torneremo quando quando avrò tempo di tornare. Bom. Io sì, tu sì cosa, Jerry?
è di un vecchio film in bianco e nero. Ma è una canzone abbastanza famosa, no? Non è una canzone famosa francese. Cioè, è famosissima. Però non so perché mi è rimasta in testa adesso. Cioè, da dove viene... Le Vie Rose, siete proprio bravi. Però comunque non sappiamo da dove è uscita fuori qui. How I Met Your Mother? No. Visto una volta sola, una vita fa. Fammi capire un attimo, fammi fare un'altra pietra della merda qua. E vediamo che cosa posso combinarci con la pietra della merda 2. Il remake. Perché adesso posso potenziarla in modi differenti. Pietra della fioritura aumenta la resa della raccolta. Qua non posso. Sigillo della fiamma. Questo sigillo sputerà fiamme contro presenti minacciose. Ah, non è male. Dai, butta fuori questa. Bello. Bellissimo. Attacchi right. No, stai male. Devo fare dell'impiastro. Canto che cresci. Devo curare gli alberi. Solo quello in realtà, per fortuna. Qua com'è la situa? È drammatica, vedo. È proprio drammatico quello che sta accadendo davanti ai miei occhi. Cos'è stato? Ma perché ci sono dei suoni che io non so carpire? Ma scusa, ma da dove cazzo arriva quest'acqua? Che fastidio. Ok, toh. Ah, vedi, però se io gli scavo addosso si sistema la situa. Più o meno. Era in Bioshock Infinite nel trailer di Far Cry 4, le vedo cose più vicine a te. Vabbè, ma era anche in un botto di film, se per quello. Però ieri sera abbiamo visto una serie True Crime che parla della setta di coreani, che, cioè sto coreano che ha creato una setta e ha soggiogato dei ballerini di TikTok. Non mi sta prendendo, devo dirvi, mi sto rompendo abbastanza i coglioni. E questi ballerini praticamente, per farvela in breve, poi non l'ho ancora finito, visto che gliel'ha detto il signor coreano, hanno mollato la famiglia e non hanno mai più parlato con i loro cari, perché altrimenti sarebbero andati all'inferno, sia loro che i loro cari. Cioè, proprio un casino di... Qualche storia che hai visto stamattina? No, no. Anche perché io in realtà la mattina leggo un po' di notizie e prediligo poi Twitter, perché si vedono un po' di pere. Non guardo Instagram. A parte perché è una roba che non guardo in generale. Perché il doom scrolling è proprio una cosa che mi dà fastidio. È una perdita di tempo importante ed è fatto apposta per continuare a farti perdere tempo. È proprio, credo che sia veramente poco healthy. Che poi lo dico da content creator, no? Però preferisco guardarmi un video. Io infatti la mattina di solito mi guardo dei video, ma non... stamattina non ho avuto proprio il tempo. Hai visto Wall-E di recente? No. È vero che era in Wall-E anche. Ah,
Ok, dai, almeno si crea un bacino. Non lo so, io non so che cazzo sto facendo qua. Qui ha bevuto, sì. Adesso ve la metto in testa pure a voi. Ho sbagliato. Ma a proposito, io non stavo facendo crescere una pianta di albero, cioè di albero di fungo, e no, l'altro fungo. Fungo l'ombrello contaminato. No, è contaminato però. Ripristina la forza spesa di questa pianta. Dov'è lo stronzo che è comparso qua? Sparito? Ho visto per un attimo. Aspetta che c'è il signore che mi vuole dire qualcosa. Tempeste di polvere. Ah, eh sì. Conte di Montecristo, grazie per i 34 mesi. Ecco cosa servono i muri. Come, scusa? Ah! Fico! Fare ogni volta. Allora, fammi un impiastro. 2 dolcetti da imbroglione. Uno spuntino gustoso che piace agli animali. Dagli! Oh! Ma perché da imbroglione? No! Ma scusami! Non voglio imbrogliare gli animali! Ma che modo è? I braccialetti da imbroglione. In realtà si sono curati da soli, a posto. Senti un po'. Ma mangia questo intanto. Mangiati anche una bella torta. Maverick, grazie per i 31 mesi. Grazie mille anche ad Alem per i 40. Grazie, bellezze. Rinnovate che sta per partire un treno. Allora, qui c'era un animaletto che però non ho più trovato. Non so se compare solo la notte. Ah, vedi, posso attivare anche quella. Devo un attimino fare... fermarmi un attimo. Non lo vedo più. Non è mai più comparso quello là. Comunque dobbiamo fermarci un attimo e fare un po' il punto della situazione, perché stiamo facendo troppe cose e invece secondo me dovremmo concentrarci un po' di più su obiettivi singoli. Stelle dell'anima. Le nostre anime non sono altro che gocce. Eccolo! Invita a casa. Cazzo, se avessi una ghianda potrei fare la... Lo invito a casa, ecco qua. Dai l'offerta del cercatore! Ok, che è una quest. Bene. E gli chiedo anche di venire a casa mia. Ha accettato?
segue? No. Sì, credo di sì. Non lo so, non sto capendo. Ok. Non lo so, Gabriel. Non ho veramente idea. Ma poi adesso si lega alla casa da solo? Cioè, come funziona? Oh no, si è bloccato lì. Coglione? Eh no, si è legato a quella casa. Non doveva però, ha sbagliato. Ok, no, niente, è a posto. Seguimi, seguimi. Seguimi. Chiedo spirito di seguirti. Gli faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Vieni. Ok. Guarda pure un po' che non hai visto. Chianda! Ma io me la infilo nel culo! Finalmente! Un'altra! Vabbè, dai. Ragazzi, abbiamo finito il gioco. Ma per far crescere questa erba qui, alla fine, che cos'è che mi serviva? Il seme di erba delle dune? Dai, che appena mi sale di un punto posso curare l'albero, qualunque cosa sia. Uff. 36. E dai, fammi un 37. Non me lo fa. Non me lo fa. Vabbè, intanto guardo qua. Me ne serve sempre uno, niente. Comunque, il mare prosciugato. Vedi, queste sono le quest principali. La città perduta. E non riesco, non sono capace. Coltiva l'appezzamento di 6 piante mature di giglio ancestrale. Eccolo qua, 37. Grazie. E adesso guarisci l'albero. Non ho abbastanza potere spiritico. Adesso ce l'abbiamo. Non ho abbastanza acqua. Porca di una troia. Adesso ce l'abbiamo. No, l'attacco of right in arrivo. Tiè. E adesso che ho curato l'albero? Niente, dobbiamo combattere. Per il bene di Narnia. Ok, lui è morto. Mancano gli sgherri. Ce n'è ancora uno? Boh. E l'albero ha buttato fuori un po' di erbetta verde. Quindi? Un tornado. Non ho capito. Ah no, ok, saranno più livelli di... di cura dell'albero. Bene però, benissimo. Che finalmente mi ha cagato due ghiande. Altre sono finite in acqua magari. Ammazza sta quercia come insiste con... Che è successo? È cresciuta ancora! A vista d'occhio proprio. Va bene. Se mi butta fuori altre ghiande, a me va bene tutto. Poi. Dicevo, facciamo mente locale un attimo. Anche per non perderci la roba, insomma. Allora, i Wrath hanno più avamposti, sembra essere vicino ai bordi del canyon. Prova a seguire le meteore per trovare i cristalli spettrali. È la quest attuale. E qual è?
Ma l'ho fatta questa, perché non me l'ha data? Offri lo spirito un dono cresciuto dalla terra. E non è, non è questa, quindi? Ok. Oh, vabbè. Non ho ancora capito bene se l'erba delle dune è quella che fa effettivamente erba per terra. O... Ok. Oh, questo è quello del prato. O è questa? È prato dune grass. Mi sa che è questa l'erba delle dune. Però non sta crescendo rosa. Ok, perfetto, sta crescendo rosa. I semi hanno una scadenza. Tutto ha una scadenza, sì. Va bene, allora. A questo punto, che come ci muoviamo? Un rotolo. No? Ah, ho sbloccato roba. Tana del pangolino. Ah, gli devo fare la casetta. Ma che carino. Gliela faccio qui. Evoca pangolino. No, aspetta, un'altra cosa. Il trigger non è stato. Il trickster non è stato domato. Non so, ma è lui il trickster? No, questo è il dart, non lo so. Gli chiedo di seguirmi. Ma no, questo qui è il pangolino. Forse ho anche la casa del dart. Eh no, non ce l'ho la casa del darter. Ariane, grazie per i 43 mesi. Pure in occhio sta casetta, un pochino. Ritorno in primavera. Stacce. Boh. Va bene, allora. Tornando alle quest, che non sto capendo una sega. Questa per qualche motivo non me l'ha data. Però la quest di tracciamento dei cristalli Vrat hanno più avamposti. Sembrano essere vicino ai bordi del canyon. Segui le meteore per trovare i cristalli spettrali. Ma che cazzo di quest è? Ah, ok. È la città perduta. Perfetto. Fammi vedere dov'è. Non me la segna però nella mappa. Ma è la quest generica? No, mi dice segui le meteore. Seguiamo le meteore, dai. Però che sono nella zona di merda.
Però forse non è a queste che devo andare. Perché di qua c'è la zona di sale. La zona di sale mi incu... Ah, andiamo a quelle lì. Andiamo a quelle del canyon intanto. Perché per la zona di sale ancora non ho risolto la questione. Ok, però per andare lì a sto punto uso il teleport per un po', no? Sì, sì, guarda, ce ne sono anche tutte qua. Che bella quest'acqua, guarda come sta crescendo. Sta crescendo l'erbetta! Ok, sì, quindi l'erba delle dune crea effettivamente un po' di erbettina. No. Yeah. Ok. Vediamo un po'. Ma di là ci sono quelli di sale, credo. Dobbiamo andare oltre di qui, mi sa. Ah. Che state combinando di bello, ragazzuoli? Che vedo che siete poco attivi. State pensando alla cocaina a Milano? Eccole qua. Sono queste quelle che voglio beccare. Sto spendendo un po'... Ma stai veramente comprando quelle giacchette dal dubbio gusto? Illustrazione su commissione. Bello! Faccela vedere poi dopo, se puoi. Mandala sul gruppo. Tengo il sottofondo mentre controllo bonifici ricevuti. Sto impazzendo. Ho capito, però sono ricevuti. Dai! Guardiamo il pene mezzo vuoto. Pieno. Giocamento di Digital Company. Ma qui i giochi lì veramente non mi prendono per un cazzo. Cioè ci gioco una mezz'ora. Anche quello che abbiamo Pilgrim, che abbiamo fatto venerdì. Abbiamo giocato un'ora, poi è andato via Lino... E mi è passata proprio tutta la voglia di giocare. Cioè io duro un'ora. Perché sono veramente... Non capisco l'appeal. Cioè non si arriva ad un dunque. È un continuo a rifare la stessa roba. Chiedo ricevente perché anche lei è nel gruppo. Attenzione. Qui si commissionano i sub. Ah. Ma se vi siete conosciuti nel gruppo devo prendere una percentuale. O sia del pagamento tuo, sia del disegno. Cioè una parte del disegno è mia. Devi farmi... Devi mettere qualcosa di mio nel disegno. Oh no. Col piede. Tamior, grazie per i 16 mesi. Il gatto pappone. Sono il manager. Tu devi essere io. Ne strappo un pezzettino e lo spedisco. Esatto. Così, mi piace. Allora, questo qua mi fa il culo, abbiamo capito. Io vado dove ci sono le meteore, vediamo un po'. Perché questi non li posso uccidere, quindi divento loro amico, non lo so. Ah,
Vanilla Little Company è duro, con le mod è già più fattibile. Vabbè, ma le mod che cazzo ti farà fare? Ti darà del quality of life in più. Però il problema non è quello, è proprio la struttura del gioco che non mi sconfinfera. Bestia, ma che bel posticino. Ma sarà tutto da esplorare? Opple. Cos'è stato? Avvelenato. Ma perché? Mi bevo un tonico luminoso. Ah, perché questa zona ha il veleno proprio. Nebbia velenosa. Father Mother. Qua me lo buttano nel curlo, quindi, eh. Ah, immaginavo. Mi levo dal coglione. Oddio, si arrampica per fortuna. Ti invitiamo alla prossima riunione, ti invitiamo del cibo buono. Di riunione di che cosa? C'è uno luminoso lì sotto, però è in mezzo alla nebbia della morte. Io non so mica se è il caso qua. Ma che cazzo, come si torna indietro poi? C'è un teleport lì sotto, però mi sembra tutto... Allora, io ce l'ho la bibita, cioè... È tra le cose sbloccabili la bibita che se tu la mangi ti cura, però è molto più in là. Non sto proprio capendo che come dovrei approcciare la cosa. Perché questa è trama principale. Chiedo al signore se sa dirmi. Aria avvelenata. Senza protezione i gas riempiono questi canyon e ti avveleneranno lentamente. Ah, parla con la guardia. Il cancello è chiuso e chi sta aspettando. Parla con la guardia e scopri che è successo. Questa tossina sento un odore, ma non possiamo aprire il cancello per ripulirla. Perché? Arriva al dunque. Un alto mago è venuto e prende l'una del cancello. Ok. E poi si è levato di culo. Va bene. Dove devo andare? Qui sulla mappa in un magazzino alla base del canyon. Qua. Buona. Va bene. Vado. Ciao. Apri menu di costruzione per controllare la ricetta del totem purificatore. Ma quindi ce l'ho un totem purificatroie. Aspetta un attimo. Ah, me l'ha scritta la guardia, grazie. Però mi levo dai coglioni che qua... Che c'è bisogno di riparazione. La guardia ha contrassegnato la posizione dove trovare un equipaggiamento runico sostitutivo. Controlla la tua mappa per trovare il magazzino. No, allora, sì. Intanto mi curo. Bene. Poi mi bevo questa. Perfetto. E totem purificatore. No! Ce l'avevo questo fungo qua! Non ce l'ho più. Non mi ricordo dove l'ho trovato, però. Fuck. E niente. No. L'ho messo a concimare. Ah, dei sub. Cioè, voi fate le riunioni dei sub che si sono conosciuti? E poi iniziate a sposarvi tra di voi. Guardate che veramente stiamo facendo una setta così, eh. Io ve lo dico. Non voglio saperne niente, eh. Ventaglio dell'ombrello. Che cosa cazzo è? Fungo dell'ombrello. Me lo raccolgo, me lo porto a casa. Io non sono profeta, non sono capo di niente, eh. Mi raccomando. Importante questa cosa quando gli inquirenti faranno domande.
Io non voglio nessunissimo tipo di responsabilità. Voi siete adulti, fate il cazzo che vi pare! Sono morto? No, ma quasi. Qua c'è una principessa. Perché c'è una chi è? Ah, no, è la guardia del castello. Sto andando giusto? Speriamo. È peggio di quel che sembra. Siamo in due, abitiamo vicini accidentalmente. Qui ci siamo trovati a mangiare cibo buono una volta. Non mi interessa, io comunque vi dico. Non sono profeta di nessuno, mi dovete stare distanti. Non... Che cazzo è quella merda lì? Ma c'è qualcuno che ci ha cacato là dentro. Non invitatemi nei vostri giochini, neanche in quelli sessuali. So che potrebbe sembrare, perché sono un gran simpatico, però non sono interessato, grazie. Un teleport in mezzo alla merda, quindi non so. Più che altro mi segna che è qui, ma non vedo dov'è qui. Ah, qui. Ah, ecco. Ah, è un ascensore. I mostri di roccia e merda! Non muore lui. Che è questo? Antico sigillo. Che ci devo fare? Niente. I funghi! I funghi di cui si parlava poc'anzi. Aspetta, che lo piazzo subito allora. Vai. Si potranno piantare, spero di sì. Oh. Io ne raccolgo un po'. Vediamo. Interagire. Non ce l'ho. Apriamo questo petto antico. Dove è finita la bolla? Infusione. La borsa piena, no! No. Devo mangiare qualcosa, che così risolviamo questa disdicevole situazione di borsa piena. Ok. Stiamo meglio. Alla grande. Non puoi più mangiare, cioè proprio vietato questo. Ok, però scusami un secondo. Restituisci l'equipaggiamento. Ok, devo portarlo al signore. Oh, ok, perfetto. Allora, sopravvivenza 6, ottimo. Dammi questo e adesso si fa... di tutto e di più. Compagni, migliora la tua comprensione dei tuoi amici animali. Con l'aiuto di Niall, usa Life Spark per riportare in vita piante morte da tempo. Ecco, questo è utile.
Un rituale migliora la sorgente in modo che possa raggiungere più profondità e attingere più acqua. No, no, voglio questa qua poi. Cazzo, qua c'è da esplorare comunque, eh? Una volta tolto tutto l'ambaradam, risolviamo. Sommogato, sono pronto le 2000 tuniche richieste per la riunione. Dove le poggio? Cioè, ce le tutte in mano? A parte il fatto che Raff non hai neanche la sub. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non mi esce dalla testa. Cosa c'è qua? Perché scatta? Aiuto. Lì c'è un cattivo. Vite della gloria della luna morta. Aspetta, devo capire bene dove devo andare senza perdere troppo tempo, perché sennò qua ci resto secco. Tanto andiamo su. E scherzando, ho usato tutte le cure che avevo. Fatto senza neanche ridere e scherzare. Le ho proprio usate. Tu, Gabriel, ti devi far vedere, eh? Sta facendo gavetta per diventare sub. Beh, cioè, proprio così adesso. Cioè, sta diventando sempre peggio la situazione. Ho capito, ho capito. Va bene. E però da uno bravo, porca miseria. Cioè, le esperienze che ho letto qua in chat non è che mi abbiano entusiasmato, devo dirvi, eh? Ti ricordi? Sono rimasto un po' male. Yeah. Adesso, per favore, apri. Via. Aha. La nebbia si sta diradando. E lì c'è un pezzo di cazzo! E vai! Il mio lavoro è finito. Ma non ha fatto niente, ma ok. Cioè, ha aperto una porta. Hai aperto il primo cancello, ma ci sono altri cristalli Wright da trovare nel canyon. Trova un altro cancello e parla con la sua guardia. No, ok, però la nebbia non mi pare si stia diradando. O è un'impressione mia? Che cazzo? Gli exogini. I gormiti. A proposito di exogini, c'è la nuova serie Kinnikuman su Netflix. Non doppiata. E però non si sta diradando la cosa qua. E quindi? Cioè, come la devo prendere sta roba qui? Che mi inculo o devo tornare più tardi? C'è un punto di domanda qua. Boh. Ah, ok, devo far così. Beh.
Mensola del monumento. Non riesco a capire. Mi ha detto lui che la nebbia si stava diradando. Però mi ha detto anche che ci sono altre porte. Ho capito, però... Dite che ci vuole solo tempo. Boh. Esistono soluzioni magiche per sopravvivere e venire che riempiono il canyon. La giada. Che abbiamo trovato, peraltro. Ok. Va bene, ho capito. Quindi devo farmi il bracciale di giada, eccolo qua. Oh no, però ha una durata. No, che schifo. Ma io me ne posso fare solo uno, perché avevo solo una giada. Sta un po' sul cazzo, devo dire, eh. Sì, ce l'ho. Il problema è che se io adesso mi metto su questo anello qua... E mi... Ecco qui. Mi fotte l'inventario. Eh no, questo mi potrebbe tornare utile sempre. Ah, posso fare le cose di ossidiana adesso, è vero? No, ecco qua, falce di ossidiana. Era meglio la vanga. Porca troia, non ho l'ossidiana per la vanga. Sono un deficiente. La falce non lo sto usando mai. Mi hai fatto entrare testa. Para para para. Niente, l'ossidiana è persa per sempre. Gatto, sei un deficiente. Ormai è andata così. Vedi che fa bene. Oh, completamente sommersa qua la situa. Finalmente è cresciuto un altro ombrellino. 39%. 36? Perché da 39 a 36 è passato? Forse perché sta annegando. Aia! Vabbè, allora, lasciamo giù a questo punto cristalli qua. È che non so mai che cosa mi può servire o no nei miei viaggi verso l'avventura, dove la vittoria è sicura. Se tu giochi così, non è che c'è molto. Il granito. Ma quindi, scusami, non ho capito. Cioè, io adesso... Volevo mangiarlo questo in realtà, vabbè. Io adesso che devo fare? Trovo un altro cancello e parla con la... Ah, ok, proprio la quest. Va bene, perfetto.
Quindi torniamo lassù e patapim e patapum. Questo qui è la porta della città. Molto bene, molto bene. Ok. Non è che posso beccarmi una ghiandina? Una piccola ghianda? Eh? Mangio questa bella torta. A parte il fatto che no, dormiamo piuttosto. Una ghiandetta non mi dispiacerebbe. Ecco qua. Una ghiandolina. Sto raccogliendo un po' troppe cose che dopo mi daranno problemi perché ho le tasche piene. Niente. Manco per finta, eh. Perché la serve una ghianda comunque per creare la madre del prato. Ok. Vabbè. Basta non sia una piccola rapa, scusami. Riposiamo fino al crepuscolo. Come esposizione al vento, ma no, eh? No, 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 che sto facendo? Allora. Devo mangiare qualcosina, a quanto pare non si può. Anche le piume non so che cazzo servono, le lascio qua. E anche l'ossidiana rimasta. Che palle. Da fastidio rinunciare alla dimensione dello zainello. Molto. Va bene, allora. Vamos, però che bello, che si sta creando tutto questo mondo, mi sta piacendo tantissimo. Voi che dite, com'è? Vi piace? Aspetta un attimo, dove cazzo è la porta? Da qua. Su Steam sembra che non abbia l'italiano. Non ce l'ha, infatti, è una traduzione fan-made. Ecco qua, lo sapevo che succedeva sta cazzata. Ah, per fortuna, ok. Abbiamo ancora poco spazio, ma ce l'abbiamo nell'inventario. Devo trovare altre porte, mi ha detto. E dove cazzo le trovo altre porte io? Allora, una era qua, ma era a caso completamente questa, scusa. Proviamo ad andare qui. Boh. Qui c'è della malvagità che non riesco a capire. Nuovo Zelda, in che senso? Perché sono avvelenato? Mi si è già rotto l'anello, scusa, eh?
Ossidiana, buona, buona. Rotolo spirituale. Bestia. Ok. Ciao gatto Kiss. Com'è? Non è già al 71%, questa cosa mi sta facendo altamente cagare. Le zone di veleno non sono capaci di farle in nessun gioco proprio. Più che altro devo esplorare a caso nella speranza di trovare un tizio che mi apra una porta. È veramente una cagata immensa questa. Tra focaia non posso. Benissimo. Giada, porca vacca, questa mi serve invece. La giada è essenziale. Ok. Mirtilli secchi, magari sono utili. Non volevo mangiarlo, vabbè, ho sbagliato. Ho fame. Sì, non dovrei esplorare qua, dovrei andare dove in teoria si sta bene. Tomba serena. Che cazzo di roba è che voleva? No, si sospende i raggi? Perché ci sono due teleport? Fammi vedere meglio la mappa. Ma come cazzo faccio a trovare ste merda di porte? Non ho idea. Tonico luminoso, bene, per carità di Dio. Però, insomma, non mi piace per niente, vi dico, questa cosa che sta succedendo qua. Per nulla proprio. Anche perché ho già il bracciale rotto praticamente e le tasche vuote. Mi dà veramente fastidio tutto quanto. Meglio tornare a casa, svuotarsi le tasche e tutto quanto, ma non è bello. Non è bello per niente. Qua c'è una vena di roba diversa, vediamo. Ambra. Il fungo della merda. Arenaria. Granito. Il granito magari è utile. Magari il granito è l'evoluzione dopo l'ossidiana. Anche se non penso. Vabbè, e torniamo a casa, che dobbiamo fare?
Cioè, Veleno è veramente una merda. Va bene. Ecco qua. No? Posso aumentasse l'erbetta? Niente. Ah, frutto rovinato. Perché adesso l'acqua sta salendo un po' troppo. Credo, non lo so. Vabbè, facciamoci il coso di ossidiana meglio, così magari scaviamo. Allora, Vanguard, mi serve il rame, dove l'ho messo? L'ho messo qua. Che due palle. Boom. Ma non ho mai capito nei giochi il fatto di dover andare avanti a fortuna. E non è fortuna, perché è esplorazione. E mi sta bene. Il problema qual è? È che non... cioè, devi esplorare in una zona che ti avvelena. E a me sta roba dà fastidio. Supporto insufficiente. Cosa vuol dire? In realtà volevo piantare questo. Non posso? Bacche commestibili che hanno un leggero sapore di acqua salata. Tutto, diamo una bella pulitina. Vediamo se adesso funziona meglio la vanga. Ma vi direi anche di sì. Sì, direi assolutamente di sì. No, ma ce l'ho già qualcosa contro il veleno. Però non è abbastanza, capito? Cioè, devo tenere perennemente sta cazzata della giada. A me dà fastidio. Perché si rompe. È quello che mi dà fastidio, che si rompe. Boh. Diamo un po' di respiro magari a ste cose, altrimenti straripa. Farci il collegamento di questo anche. Non si possono bonificare. Sì, il nostro scopo è esattamente quello. Però il problema qual è? Che devo trovare delle porte a caso. E io vi devo dire, sarei un po'... ecco qua, facciamo così. Io sinceramente sto pensando di cittare e guardarmi una mappa online, perché mi tira proprio il culo l'idea di dover fare questo circo stupido. Ghiande? No. Io ho paura che le querce mi buttino le ghiande dentro l'acqua e che muoiono.
9 ore, 5 ore. Ho paura di questa cosa qua. Eccolo lì. Bene. Ben arrivato. Sto giusto parlando di lei. Noi ci abbiamo da fare. Boh. Morto. Ho solo ossa. Talismano appannato. Che serve? Ah, arrivano proprio tutti qua adesso. C'è un'allegra combriccola di stronzi. Che fa? Mi attacca le cose? Scemo? Ok. Chi è? Ok. Cos'è? Un talismano che sembra troppo danneggiato per incanalare energie magiche ed è contrassegnato all'iconografia della fiamma della tigre. È una tigre la cosa qua. Eh sì. È una tigre, Naina. Cos'era questo? Ah sì! Il canto della rinascita. Perfetto. Fammi vedere come funziona. Ti prego, non chiedermi le ghiande, però. Merda, mi ha caccato. Però dovrei avercele delle cure. Boh. Spostiamo un po' di erbette qua. No, ma infatti io sempre io adesso lo farò. Mo vedo un attimo, però mi sa che agisco in questa maniera qua. Che peccato però, eh. Adoro il fatto che si possa terraformare così il terreno e si possano fare tutte le cose che stiamo facendo. Lo trovo veramente bello. Boh, magari gli dico di buttare fuori l'acqua in maniera un po' meno aggressiva, no? Ecco qui. Così non rischiamo che la roba vada sotto. Ah, è Naya. Non Naina. Che cazzo, mi ha fatto danno, ma vaffanculo. Ma guarda te. Ok. Allora, abbiamo lo zaino pieno. Cos'è? Fiore secco. Fiore insieme di un albero diffuso. Gli antichi lo trattavano come doni dell'albero. Raccoglievano solo quelli che cadevano naturalmente. Ma non solo ti fa sentire un contadino, è proprio bello tutto. Cioè, mi sta piacendo fare queste cose qua.
roba che non so che serve, io ne la metto giù. Bacciare di Giada, non ne posso fare un altro. Posso farmi un qualche tipo di vestito? Camicia selvaggia. Sì, però non mi danno bonus sti vestiti qua. E quindi è tutto inutile. Boh. Provo a portare il simbolo alla tigre. Vediamo che succede. Yande? Qualche disastro che ho creato. Forse non avrei dovuto collegarli. Vabbè. No, meglio se dormo prima. Magari la tigre mi sblocca qualcosa. Che poi... lo sto ipotizzando io, lì ha detto che c'è il simbolo della tigre. È un'ipotesi secondo me anche plausibile. Che è successo? Costruzioni di ferro. 2 di 7. Ah, adesso sta buttando fuori troppa poca acqua, però vedo. Dai, torniamo a fare questo. Comunque, ridendo e scherzando, le ore volano su sto gioco. Cioè, tra 40 minuti già bisogna chiudere. Voi siete un po' più silentini ultimamente, però non importa. Spero che comunque vi stiate godendo la live. Siamo sempre comunque in 400. Quasi 5. Eccola qua. Me parna tigre. Poi vediamo. Eccoci qui. Ah, ripristina talismano. E che fa? Ascolta Nine, ascolto. Ah, perché? Ok. Che figata! Ah, c'ho un... eccolo che cos'era quel triangolo lì, il mana. Ma se io consumo l'intero triangolone lì, poi consumo anche il coso sotto. Anche secondo me. Ah, mi serve la scintilla di vita. Ok. Anche per questi? Sì. Io vorrei ravvivare quello però, perché mi sembra importante. Grazie Erika. Allora, riempiamoci le tasche di magie. Dov'è la creaturina?
Cazzo è stato qua? Ghianda! E vai! Ghiande! Ghiande, ghiande! Allora, una la piantiamo e le altre ce le filiamo tutte nel retto. Chi non vorrebbe una quercia nel culo? Chiunque, insomma, voglio dire. Boom. Ne ho altri di quei cosini di rosa? No, perché li ho posizionati tutti, mi sa. Eccolo qua, l'omino che volevamo. Scusami, mi puoi creare la vita? Ah, con le ghiande lo fa, bastardo. Tutto con le ghiande si può fare sta roba. Vabbè, però mi sembra, ripeto, importante ravvivare quello lì. Cosa c'è qua? Una ghianda! Sapevo che finivano in acqua ste stronze. La roba più importante del gioco, le ghiande. Porca troia. Boh. Allora, piantiamo questi. Non volevo mangiare! E l'altro? Ne avevo raccolti due. Ah, questo era normale, vabbè. Non si può piantare questa, perché? Oh. Ha deciso così. Bene. Torniamo di là allora. Non trovo più il teleport, scusate. Cazzo, l'ho messo di... Eccolo qui. Figo comunque che ci ha sbloccato una nuova arma, eh. Non muoiono in acqua. Secondo me muoiono dopo un po'. Cioè, muoiono nel mentre che noi siamo qua. Ho iniziato a scatticchiare, non è che mi faccia impazzire sta cosa. Mi sembra tutto ok, ma boh. Allora. Andiamo qui. Vediamo se la mia idea ha avuto un senso. Quercia contaminata. Ecco qua, niente. È comunque una merda. Serve quello lenitivo. Ripristina gradualmente fino a 60 punti salute. No, non è quello il punto. Boh. Quercia contaminata. Ho fatto una cazzata secondo voi? Ho questo sentore. No, no, non potevo aggiungere delle cose. Semplicemente quando devi ravvivare o usare degli oggetti ti dà delle varie opzioni di oggetti, ma alla fine è la stessa cosa, almeno così sembrava.
Gabriel, come mai continui a spammare? Allora, torniamo nella merda. Benissimo. Non ho molta acqua, cazzo. Allora, ancora addosso il talismano? Sì. Dove potrebbe essere un'altra porta? Ah, ok. Non avevo visto Jever. I preordini in realtà siamo a posto con il peluche, semplicemente adesso è garantito a chiunque lo abbia preordinato. Però prendetelo, cioè prendetelo. Di lì che cazzo sta succedendo? Però noi non forse sì che ci interessa, non lo so. Non riesco a capire dov'è che finisce la zona di veleno. Ok, qua è fuori giurisdizione. Eccolo! Benissimo, benissimo. Abbiamo trovato. Ok. Quante porte ci saranno ancora? Ah, ma magari le porte sono la roba che spara banalmente. Giustamente. Ok. Ok, va bene. Non ci avevo pensato. Parliamo con la guardia. Aiutiamo la guardia. Che merda è il cancello? Dove cazzo devo andare? E niente. Hoppla. Ombrello. Ok. Uff. Abbiamo una meta, sì. Tosta però la situazione, eh. È stato avvelenato, lo so. Ah, ma quando ho questo in mano corpo... No. Ok, ancora il 2% di forza, quell'affare lì. Mi avviserà quando si rompe l'anello. Spero. Ma non è che così il veleno è un po' meno potente? Allora, dopo che abbiamo aperto la porta... No, adesso mi sa che l'anello si è spaccato, sapete? Sto venendo avvelenato molto di più. E infatti... Ma che merda! Veramente una merda è sta cosa qua. Non conveniva che era il totem contro il veleno. Ma io mi muovo!
Cioè, ha senso se devo stare fermo in un punto, però cosa lo creo? Cioè, lo piazzo e vado via? Luke, come sta procedendo la sua estate? Dai, si lavora. Ah, stasera. Poi Leonardo non mi ha più confermato, però si parte prima. Dovremmo partire per le 18. Non l'ho ancora sentita stamattina, ma dovremmo partire per le 18. Facciamo delle backrooms con lei. E poi non lo so che cosa facciamo. Sarà qua. No? No? Ah, e qua che cazzo di animale fi... Questa qui è un'altra creatura da risvegliare. La chiave runica gliela butto! Fortuna che vedo il rame. E adesso? E adesso? No. Ah no, ho creato una chiave runica. Ah. Cazzo me ne faccio? Me ne sbatto le palle io delle chiavi runiche. Quanti là è ancora? Porca troia, sei ancora in là. Ti confermo, ma... Leonora... Beh? Mi stalkerà questa qua, eh? Siamo matti? Chiami i carabinieri, eh? Già ieri, durante la sua live, mi è toccato sentire da Xyrex che gli spritz sono tutti diversi e che sono stati inventati dagli austriaci. Aiuto? Mi sa che qua non gira proprio benissimo. Sta andando veramente male qua, sì. C'è qualcosa che non gli piace. Comunque, allora, confermiamo, stasera iniziamo alle 18, finiamo comunque alle 22, però dopo non so che cosa fare. Forse... Oh, guarda, un sacco di pergamene che non posso leggere. Forse stavo pensando... Oh, mamma, bel posto da esplorare, ma purtroppamente... Ma qui non sembra neanche esserci il veleno, peraltro. Mi hanno dato un giochino per imparare il giapponese, dove devi sconfiggere gli yokai. Però secondo me non impariamo veramente un cazzo. Lo spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante la dominazione austriaca del Lombardo-Veneto, fine 700 e inizio 800, quando i soldati Asburgi iniziarono a fare la conoscenza dei vini veneti, un rapporto che non partì col piede giusto, troppo forti per i loro palati, e deciso di allungare con l'acqua gassata. L'origine dello spritz è riconducibile all'inizio dell'Ottocento con l'usanza del truppe dell'impero austriaco durante il periodo austro-ungarico di allungare il vino Tokaje, attuale friulano, con acqua frizzante. Sì, però l'Aperol è nato a Padova. Lo spritz che vi bevete voi. Ma dove, che cos'è sto posto? Ma è giusto? Aspetta, fammi vedere. Che magari non sono nel posto giù. Ah, sì. Ci sarà un ascensore? Un saliscendi? Qualche cosa. Mamma mia, se gira male. Va bene, Leonardo, va bene, non siamo più amici. Stasera la live te la fai da sola. Va bene, ecco qua. Ecco qua, è andato a finire così. Ah, lì sotto devo andare. E come si va? Io bevo solo gin tonic. È il tipico drink da mamme. Mi sa che questo è il limite della mappa e fa laggare il gioco. Ma perché farmi venire fino a qua allora? Scusa.
Ah, eccolo l'ingresso. Mi sta dando dell'anziana? Adesso, ma cosa avete? Cosa ho detto? Ho detto tipico drink da mamme. Ti ho dato della mamma al massimo. Ma guarda te, le puttane! Proviamo il talismano nuovo. Fuoco! Non mi sembra così efficace, ma... No, in realtà ho fatto un boato di danno. È andata bene. Una pergamena! È una pergamena ancora più fica! Lui! E dai! Ma quella vacca di tua mamma! Però se ne approfittano del gioco che mi gira male loro. Allora, pergamenami una e pergamenami due. Ok. Brucia brillante. E vai. Forse sottintendi che io sia grassa e sei una vecchia cicciona. Contenta? Ma perché devi lanciarmi le robe in giro? Altra giada. Perfetto, lascia cadere tutte le piante, trasportate sulla schiena e raccogli il sigillo dell'ape operaia. Questa qua? Riporta il sigillo al cancello e posiziona la terra vicino alla base della porta. Ma peso tanto, adesso non posso più saltare. Scusami, tutto qua? E l'altra cazzata che ho raccolto che cos'era? Questo. Meccanismo runico scolpito necessario per riparare il cancello. Boh, io non sto capendo più una madonna, ma io faccio quello che mi viene detto. Roger, Roger. Ho sbagliato. Guarda te, il mio errore mi ha incastrato. Gatto, sei uno stronzo. Ah no, ma va lento perché sono pesante. Sì, vabbè, ma buonanotte. Ma che è sta roba? Ma quando ci torno lì? Vabbè, avete impegni. Ci vediamo, facciamo una live lunga fino alle 18, mi sa. Non sapevo che volevi dire quello, tolgo la sabbia. Fai bene, fai bene, anzi. Cioè, volevo proprio ottenere questo. Era questo il risultato, non vederti più. Ma perché sta cosa? Almeno adesso ce ne andiamo dalla zona del lag. Che avrò lasciato un sacco di risorse probabilmente, ma è ingiocabile. Bastava dirlo, lo so. Che poi mi scappa una pisciata che non finisce più. Ma tanto ormai mancano 20 minuti. Dai, l'ultimo sforzo. Ma siamo ancora più giù rispetto a dove avrei voluto essere. È stata proprio una brutta idea questa. Ho anche bene un sorso d'acqua, che ho quasi finito, no? Esatto. Ale, perfetto.
Bestia, no, l'ultimo si è tolto. Ho sbagliato. Cioè adesso devo arrivare qua. Impossibile. Cos'è questo? Il ritiro dei maghi. Ah, vedi? Grandissimo ritiro dei maghi. No, il malus ci sta, però non posso... No, secondo me, guardate, aspetta. Non è che qua c'è un teleport. Eccolo qua. Usiamo quello. Usiamo quello e torniamo a casa. E poi... Sì, 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 sì. No, non possiamo fare così, ragazzi. Cioè, è una merda. Non riesco... Cioè, ora che arriviamo, tra gli scatti e tutto, è ingiocabile. Dobbiamo trovare quel teletrasporto lì. Che problema sarà trovarlo? Perché potrebbe essere lì in alto come qui in basso. Però se qui lì in alto e io mi butto, hai voglia? Vediamo. Mi ci sto avvicinando, però ho paura che sia al centro ma in alto, sapete? Sono sopra, infatti. Fuck. Shakur, 5 come gli anni che mi mancano agli Anta. No, ne mancano solo 4, grazie mille. Aspetta, c'è un ascensore? Fermi. Non eravamo scesi con un ascensore noi, eh? Questo potrebbe essere il twist che cercavamo. Era proprio lui. Benissimo. Allora, adesso, chiaro che non ci possiamo... Dov'è che era? Era qua. Aspetta, eh? Sbagliato. Lì vicino, sapete? In realtà mi conviene andare a casa prima. A rifocillarmi. Magari lo consegniamo domani a sto punto. Però ce l'abbiamo fatta, dai. Buona. Continua a girare male, però. No, perché... però se mi gira così anche domani, dobbiamo mollarlo, non si può giocare così. Forse riavviando, lo spero. Ma perché è iniziato a girare così di merda? Pensavo fosse la zona. Poi ci sta che ci sono un sacco di cose a schermo, però... No, guardate che scatti che tira. Vabbè. Ce ne occupiamo domani. L'ha caricato tutta la mappa e poi non la elimina. Ah, dici. Ha fatto la pokemata. Non me lo sta neanche chiudendo adesso. Ok, lo ha fatto. Che peccato, però veramente mi sta piacendo tanto. Mi sta piacendo veramente tanto e io sono sessualmente contento. Allora, vi mando dai termofischiettoni. Noi ci vediamo stasera alle 6.
Ai Termos scrivetegli martedì culo e oggi pomeriggio che cazzo faccio? Registro? No, inizio a scrivere. Siamo a fine luglio, no, inizio luglio in realtà. Ma magari forse è meglio se registro. Vabbè, mi invento qualcosa. Ciao! Troppo.